Top 500, seconda tappa a Belluno di questo cenacolo di imprenditori del Nord-Est, 7 in tutto gli appuntamenti tra Veneto e Friuli, Venezia e Giulia. Oggi a Belluno si parla di innovazione che è strettamente legata alla digitalizzazione. L'innovazione deve passare per la digitalizzazione o la digitalizzazione ormai è dentro qualsiasi tipo di innovazione, quindi sia di processo che di prodotto che di modello di business che di organizzazione. Sono molto ottimista perché vediamo come in questi anni la digitalizzazione, le nuove tecnologie stanno abilitando nuove possibilità, stiamo superando shock e crisi energetiche, politiche, umanitarie di ogni tipo, ma con una continua evoluzione delle aziende, della società che dal mio punto di vista va sempre in un verso della maggiore libertà delle persone e quindi verso il meglio. Sono ottimista appunto sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista, se vogliamo, sociale, o per i miei figli mi aspetto un futuro migliore, anche grazie appunto alla possibilità di poter affrontare con tutte le tecnologie già disponibili oggi la sfida più importante di tutte, secondo me, che è quella della crisi climatica. La tecnologia in realtà non è un mostro, un qualcosa che le aziende, le organizzazioni devono subire, a cui io devo guardare semplicemente perché la fanno i miei competitor. Se io guardo la tecnologia solo perché la devo subire per rendere efficienti i miei processi, ho già perso la competizione. Poteva essere così un po' di anni fa, oggi non lo è più. Come sta quindi dal punto di vista tecnologico il nostro territorio, questo a Nord-Est? Il nostro territorio è un territorio molto molto ricettivo per la tecnologia, molto molto aperto a provare, a testare, a sperimentare le nuove tecnologie, molto molto aperto a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia. Le opportunità offerte dalla tecnologia sono enormi, tutto sta a noi, alle nostre aziende, non contrastarle ma piuttosto sfruttarle al meglio, embeddarle, quindi metterle esattamente nei propri processi, nei propri modelli operativi, perché la tecnologia è un enorme abilitatore di business, è l'abilitatore di business per eccellenza, tutto sta a governarle e a gestirle opportunamente, sin dalle fasi di individuazione della tecnologia. Luci ed ombre, diciamo che sicuramente la digitalizzazione, da quello che osserviamo, è un strumento, un percorso che può aiutare le imprese ad essere più efficienti e ad essere anche per questo più sostenibili. Diciamo che quello che sarebbe auspicabile sarebbe una maggiore diffusione di questa cultura della digitalizzazione che vediamo esserci, in particolare nel Nord-Est, anche se ancora molte imprese, soprattutto le più piccole, guardando le PMI, considerano la digitalizzazione ancora un costo da affrontare, non sempre strategico in un'ottica di sostenibilità futura. Per questo abbiamo bisogno di lavorare molto e di giocare il ruolo anche di promotori, di sviluppatori, di educatori nei confronti del mondo delle imprese sul tema della digitalizzazione. Il Nord-Est è un territorio molto fertile e molto proattivo, si sta facendo sempre più innovazione, e il nostro acceleratore è in Trentino, ma stiamo collaborando sempre di più con il Bellunese e il Triveneto, e direi che il contesto del territorio, le aziende, i centri di ricerca e le università sono sempre più preparate ad affrontare la sfida dell'innovazione. Governarlo e non subirlo, come si può fare questo? Intanto probabilmente bisogna conoscere la tecnologia per non essere spaventati. Allora, non c'è una ricetta naturalmente che va bene per qualsiasi cosa, dipende dalle singole aree, dipende dalle singole aziende, dipende dalla cultura delle aziende, dipende dalle organizzazioni, dalle persone, però in generale è fondamentale conoscere la tecnologia, capire il punto di partenza, quindi capire dov'è oggi l'azienda e come l'azienda può usare quella tecnologia, perché una stessa soluzione tecnologica può non andar bene
per aziende simili, non uguali. Quindi è fondamentale trovare l'alchimia giusta e disegnare esattamente la soluzione tecnologica su quella che è l'architettura e il modello operativo di un'azienda. Quindi anche la tecnologia su misura come per un sarto? Certo che sì, anzi, ancor più la tecnologia su misura. Non esiste mai una soluzione tecnologica che va bene a chiunque, ma la soluzione tecnologica deve essere adattata, scelta, adattata, adottata dalle aziende, dalle persone, dell'organizzazione. Intelligenza artificiale, la banca ne sta già facendo uso? Beh, direi che è un po' presto per parlare di intelligenza artificiale applicata alla banca, anche perché quello che riteniamo è di muoverci sempre in linea con quello che è corretto fare nei confronti anche di quello che i nostri clienti possono accettare. Quindi accettiamo un ruolo di educazione nei confronti dei clienti, ma questo deve essere fatto per step. Quindi in questa fase abbiamo digitalizzato molto i nostri processi, basti pensare che quasi il 99% delle transazioni che una volta avvenivano nei canali fisici ora avvengono attraverso canali remoti, e quindi abbiamo fatto molto nell'ambito della digitalizzazione, ma direi che per l'intelligenza artificiale al momento è ancora un po' presto, soprattutto perché credo che i nostri clienti non siano ancora pronti ad accogliere questo tipo di innovazione. Ci stiamo lavorando e al momento giusto arriveremo anche a quello. Dovete quindi essere un po' un passo avanti, ma non troppo. Esatto, per cercare di rimanere vicini alle esigenze del cliente e non andare troppo in anticipo. Grazie all'avvento delle AI siamo riusciti a creare, tutto fatto peraltro internamente, una rete neurale che permettesse ai device che abbiamo tutti in tasca, attraverso una scansione del viso che avviene in pochi secondi e l'analisi di 18.000 punti del viso, a quel punto, effettuata la scansione, il cliente sceglie un qualsiasi tipo di forma e l'intelligenza artificiale lo modifica l'occhiale nei parametri di calzata, di distanza interpupillare, eccetera, mantenendo la forma però gradita al cliente, creando sostanzialmente un prodotto fatto veramente su misura per il viso di ognuno. Pensare a un occhiale fatto su misura con 800 milioni di parti di cui nessuna magazzino, evidentemente sono visioni interessantissime. Nel nostro settore stiamo cercando di portare questo tipo di innovazione nell'ambito della convergenza fra gestione del comfort e dell'energia, quindi sistemi completamente integrati che gestiscono caldo, freddo, rinnovo dell'aria, acqua calda sanitaria e anche storage elettrico. E nel nostro territorio troviamo moltissime risorse, non solo dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista dell'innovatività e dei giovani che spesso apprezzano anche di venire a lavorare in questo territorio. Con l'avvento di queste tecnologie in maniera solida abbiamo aperto uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti, anche qui siamo gli unici. Peraltro una produzione che è stata molto semplificata grazie all'avvento della tecnologia, che richiede una dose di manodopera qualificata inferiore, e negli Stati Uniti quasi il 90% dei ricavi è dato solo da prodotti customizzati, perciò prodotti che vengono prodotti dopo che sono stati venduti. E il mercato americano sappiamo che è particolarmente attento all'innovazione anche tecnologica, e in quel mercato lì, devo dire, è stata l'arma vincente. Senza questo investimento in tecnologia, senza queste possibilità, saremmo stati uno dei tanti. Invece in questo modo siamo uno dei pochi, forse gli unici, anzi per ora gli unici. E devo dire sì, ha dato un vantaggio competitivo importantissimo. PIL in crescita, occupazione in calo, sono le luci e le ombre sugli risvolti dell'intelligenza artificiale. Uno studio di Goldman Sachs ha stabilito che l'intelligenza artificiale nel mondo potrà cancellare 300 milioni di posti di lavoro, ma un altro studio parla della creazione di 69 milioni di posti di lavoro, la cancellazione di altri 83 milioni. Quando si parla di tecnologia spesso si parla di posti di lavoro che vengono meno, è così? No,
il lavoro si trasforma con la tecnologia. Noi non dobbiamo guardare la tecnologia come un qualcosa che erode il nostro lavoro. Non dobbiamo aver paura come durante la rivoluzione industriale, c'era il luddismo, quindi già venivano distrutte le macchine perché rubavano il lavoro manuale. No, noi siamo nella condizione in cui possiamo guardare la tecnologia come un forte abilitatore e anzi è un qualcosa che migliorerà il modo di lavorare di tutti. Noi non dobbiamo guardare l'intelligenza artificiale come un qualcosa che ci ruberà il lavoro. L'intelligenza artificiale è un qualcosa che ci aiuterà a lavorare meglio perché non ci farà fare il lavoro a scarso valore aggiunto. Dobbiamo essere noi bravi a guardare oltre e quindi a ripensare e a riprenderci quelle aree dove effettivamente possiamo portare valore alle organizzazioni, alle aziende e alla società, grazie alla tecnologia. Ecco, parliamo appunto di intelligenza artificiale perché in questo momento appunto fa parecchia paura. Come dobbiamo affrontare questo passaggio? Si tratta di una nuova rivoluzione di fatto. Si tratta dell'ennesima rivoluzione tecnologica, ogni anno che ci troviamo abbiamo un'ondata tecnologica nuova. Adesso l'intelligenza artificiale ci fa un po' paura perché non la conosciamo bene e perché si è diffusa in maniera estremamente veloce. Nella realtà dobbiamo usarla e dobbiamo guardare all'intelligenza artificiale come a tutte quante le altre soluzioni tecnologiche sul mercato, quindi capire fin dove può arrivare, governarla, gestirla e includerla nei nostri processi e nei nostri modelli operativi, quindi guardare effettivamente dove ci può portare valore, ma non con l'ottica puramente economico-finanziaria di riduzione dei costi, ma guardare effettivamente dove può automatizzare delle attività a scarso valore aggiunto e portare valore invece in attività dove l'azienda può effettivamente differenziarsi, per esempio nel rapporto con la clientela, con il consumatore. La ricerca è cominciata circa 3 anni fa, per arrivare 1 anno e mezzo fa, diciamo nel post-Covid, al pieno utilizzo di queste tecnologie che noi applichiamo principalmente in ambito commerciale attraverso la creazione di un'app disponibile sul telefono che scansiona il viso e l'intelligenza artificiale, diciamo, modella ogni singolo occhiale che l'utente sceglie sulle proprie forme biometriche. Dopodiché l'abbiamo applicata in termini produttivi, facendo in modo che il disegno di ogni occhiale unico confrontato sul viso di una persona potesse essere prodotto in maniera autonoma, veloce, efficace e sostenibile. Infine, alla parte di gestione, attivando una rete neurale che aiuta la gestione del magazzino con un modulo predittivo che ci aiuta ad ottimizzare le risorse, le materie prime. Quindi viene utilizzata in diversi ambiti. Quando si parla di intelligenza artificiale oggi c'è la preoccupazione dei posti di lavoro che verranno meno, si stanno facendo già delle stime anche a livello mondiale, cresce il PIL ma diminuiranno appunto i posti di occupazione. Nel vostro ambito c'è stato un taglio dell'occupazione? No, non c'è stato un taglio, anzi c'è stato un aumento chiaramente di personale specializzato che è sempre, ahimè, più difficile da trovare, ma diciamo che sicuramente alcune professionalità spariranno, ma ne nasceranno molte di più di nuove, perciò credo che il bilancio sarà positivo. Secondo lei si potrà anche trasformare vecchie professioni in nuove professioni appetibili e comunque al passo con i tempi, con l'intelligenza artificiale? Questa è una sfida molto difficile, nel senso che serve che le persone, i nostri collaboratori, tutti noi siamo abituati a guardare il mondo con un occhio diverso, perché questo tipo di tecnologie ci mette davanti a possibilità che fino a ieri erano di fatto sconosciute. Dobbiamo sapere adeguarci ed stare al passo con i tempi. Per il mondo dell'impresa immagino ci siano tante incognite, si parla anche per esempio dal punto di vista demografico, ci sono sempre meno la fascia di popolazione attiva, lavoramente attiva, diminuirà, in più servono competenze ben specifiche, quindi sarà uno scenario preoccupante da qui in avanti. Molto preoccupante, sarà difficile avere queste persone formate, sarà ancora di più difficile poterle trattenere perché con la fiscalità che oggi è in essere per le aziende, per la gestione del personale, molte di queste persone, diciamo, formate ad alto livello tendono ad essere acquisite da aziende estere dove la possibilità di avere stipendi più alti sicuramente li invoglia e, come diceva giustamente lei, la popolazione invecchia, ci sono meno giovani, bisogna formarli il più possibile affinché riusciamo a trattenerne qualcuno. E alla fine scopriamo che in maniera molto molto semplice quello che ci fa superare e uscire dal guado alla fine è lo strumento dell'innovazione. Industria nasce proprio su questa idea 10 anni fa, quando alcuni imprenditori, pochi, in ambito Confindustria Trento,
decidono di andare a vedere quelli più bravi di noi. Altri ecosistemi in giro per il mondo dove tipicamente l'innovazione era più avanti, si faceva meglio di noi. E quindi siamo andati a visitare l'ecosistema della Silicon Valley, Boston, le zone della Germania come Dresda piuttosto che Monaco, Sofia Antipolis, e abbiamo deciso di far partire questo acceleratore privato di startup hardware. Il lavoro, diciamo, quello a maggior valore, a maggior contributo, difficilmente potrà essere sostituito, ma non è neanche l'obiettivo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente noi dobbiamo sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale per eliminare tutti quanti quei lavori dove non c'è valore, c'è soltanto costo e banalmente le stesse persone non sono invogliate a farlo. Ma dobbiamo dare l'intelligenza artificiale quale strumento invece a tutte le persone per fare meglio il proprio lavoro. Noi non dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale come qualcosa di contro, ma come qualcosa da utilizzare e sfruttare per fare meglio il nostro lavoro, anche il nostro lavoro quotidiano. Pensiamo al nostro day by day, a come ci siamo abituati ad usare ad esempio Alexa in casa o soluzioni di questo tipo, che sono delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Stessa cosa succederà nel lavoro. L'intelligenza artificiale non ci ruberà mai il lavoro, ci permetterà di farlo meglio, eliminando tutto quanto quelle parti del nostro lavoro che sono a zero valore aggiunto. La transizione digitale implica delle riflessioni. Abbiamo parlato di innalzamento del PIL, ma che tipo di crescita sarà? Quali saranno le professioni che andranno a scomparire? E quali e quante invece saranno le nuove professioni? E soprattutto, come sarà il legame con il mondo accademico? L'università, o comunque il mondo accademico, il mondo del lavoro, in questo riescono a dialogare? Direi di sì, c'è una sempre maggiore attenzione e sensibilità anche spinta dal mondo confindustriale. Sono anche presidente di sezione informatica e tecnologie digitali di Confindustria Trento e con queste associazioni di categoria stiamo cercando di sensibilizzare il mondo delle università ma anche il mondo delle scuole da un certo punto di vista per ad esempio far capire l'importanza delle discipline tecnologiche, le cosiddette discipline STEM, e quindi stiamo sensibilizzando tutta la filiera scolastica e anche sulle tematiche di open innovation, di approccio in team e di networking. Sono delle soft skill che ormai sono richieste alle persone, ai manager, e quindi cerchiamo di formare i ragazzi e le ragazze anche su questi temi. Ho fatto proprio un invito alle università perché la conoscenza e la sapienza hanno diversi aspetti, per cui l'impresa, il saper fare e il saper raccontare devono incontrarsi. La formula migliore è lavorare insieme ed è questo importante. Noi ci siamo come imprenditori, voi ci siete? Punto di domanda. Dal punto di vista della formazione, com'è il dialogo tra il mondo accademico e il mondo dell'impresa da questo punto di vista? No comment. Diciamo che mai come oggi questo genere di tecnologie viaggia a una velocità talmente superiore a quella della formazione accademica e normale che francamente è un tasto molto dolente. Serve uno sforzo da parte delle istituzioni che riesca a formare un paradigma nuovo nell'istruzione dei nostri giovani, anche solo mettendoli a disposizione degli strumenti che oggi, ahimè, nella maggior parte dei casi non hanno. Cosa chiedono soprattutto le aziende? Le aziende tipicamente devono fare innovazione di prodotto, di tecnologia di servizio e sempre di più cercano il networking tra aziende e poi il networking con i centri di ricerca e le università. L'innovazione, il nuovo paradigma dell'innovazione prevede di farlo in squadra e non da soli e quindi si sta cercando di far crescere questi territori con una visione sistemica, con un approccio di squadra, e il Nord-Est si sta dimostrando da questo punto di vista valido. Quindi bisogna lavorare in rete anche quando si parla di tecnologie? Bisogna lavorare assolutamente in rete tra il mondo delle imprese e il mondo della ricerca dell'Accademia e sempre di più anche all'interno del mondo delle imprese stesse. Sempre di più le innovazioni che vediamo con le nostre realtà sono innovazioni tipo progetti di open innovation, quindi fatti insieme tra imprese o tra corporate e startup. L'innovazione sempre di più si deve fare in rete. Sarebbe stato, ancora oggi lo è, impossibile
lavorare ogni disegno, ogni diciamo, disegno dell'occhiale, uno per uno. Anche qui l'intelligenza artificiale, il nostro team di ricerca e sviluppo, devo dire, ha fatto dei passi da giganti, riuscendo ad automatizzare una buona parte, un 95% ad oggi, dei processi di disegno e realizzazione dei programmi macchina. La connessione di tutti questi strumenti dà la possibilità sostanzialmente che un cliente nel pratico entra in un negozio, fa la scansione, sceglie il modello, lo personalizza esteticamente come meglio crede, nel momento in cui invia l'ordine, l'ordine arriva nei nostri sistemi, viene processato, arriva negli stabilimenti di produzione, viene fresato e in 5 giorni viene consegnato al cliente. Tutto questo senza, col massimo diciamo, rispetto anche del lato della sostenibilità. Tema è l'unica azienda del comparto ad avere un rating ESG e siamo orgogliosi di dire che per 2 anni di fila siamo entrati nelle 100 aziende più sostenibili d'Italia, perché con questi metodi di produzione il 100% delle risorse energetiche, umane, ma anche di materia prima vengono impiegate per un fine certo e solamente quando serve. Perciò diciamo, siamo solo all'inizio di questa rivoluzione che prevediamo possa avere effetti importanti sul mercato. Nel decennio che viviamo la digitalizzazione porterà a una riduzione delle emissioni rispetto al 2019 del 10%, oppure che le imprese digitalizzate hanno una produttività del 64% superiore a quelle che non lo sono. E qui abbiamo visto anche casi concreti. Questo è probabilmente vero, è così, lo dimostrano i risultati delle aziende che hanno deciso di intraprendere percorsi di digitalizzazione, quindi il legame con la sostenibilità è evidente per chi lo ha abbracciato ed è sicuramente forte. Allora veniamo a quello che può essere il ruolo che gioca la banca in questo ambito. Saper gestire i dati e le informazioni può avere un impatto sui processi produttivi di qualità che li rendono più efficienti e per questo motivo anche più sostenibili sia per l'ambiente che anche per il sostegno economico e la sostenibilità economica nel lungo periodo che i risultati aziendali possono fornire. Da più di 5 anni ormai stiamo completamente rinnovando tutti i processi produttivi, quindi credo che non esista innovazione oggi senza una componente forte di digitalizzazione, quindi tutti i processi produttivi sono stati aggiornati con nuovi macchinari, tutti full elettric, quindi più efficienti, più ecologici, ma soprattutto tutti connessi e integrati con i processi anche di sviluppo, quindi nuovi macchinari nella lavorazione, ma anche nuovi processi, quindi insourcing anche di alcune lavorazioni. E soprattutto, come dicevamo, integrazione con i processi di sviluppo prodotto, quindi processo di sviluppo prodotto che anche lì si è andato innovando sempre di più con l'adozione della realtà virtuale, della realtà aumentata nella fase di prototipazione e nella fase di aggiornamento dei prodotti, ma soprattutto anche nuovi sistemi di modellazione e di sviluppo degli applicativi per essere sempre più rapidi nello sviluppo dei prodotti. Startup tecnologiche, com'è anche qui il panorama? È ricco? Ci sono richieste, insomma, ci sono degli spunti da cui partire? È sempre più ricco e sempre più motivante. Il nostro acceleratore si chiama Industrio Ventures, è nato 10 anni fa in Trentino, all'interno del polo della meccatronica, è cresciuto molto e ormai ha più sedi presenti nei vari distretti industriali, tra cui appunto Belluno, Reggio Emilia e siamo arrivati fino a Boston. È sempre più interessante fare startup, è sempre più motivante. Alcuni territori si sono portati avanti, il Trentino è diventata la provincia che ha il maggior numero di startup innovative rispetto alle aziende iscritte in Camera di Commercio e il Triveneto sta seguendo altrettanto bene. Quindi c'è fermento e devo dire che c'è sempre più attenzione delle piccole e medie imprese, delle grandi aziende al tema delle start-up e quindi anche nel fare progetti insieme
piuttosto che investimenti, perché poi nelle start-up bisogna avere anche la capacità di credere e di investire risorse umane e risorse finanziarie. Investire in una start-up può diventare molto, diciamo una parola magari non simpatica, conveniente, perché comunque, ripeto, è sempre legata a quel tema di avere e di credere e di ascoltare quelle persone che hanno progetti, sogni che noi, come dire, in qualche modo non, in cui non ci riconosciamo. Però, siccome dico abbiamo tutti figli a casa, no? Vedo qui la platea dei miei imprenditori, abbiamo tutti figli che probabilmente invece possono in qualsiasi momento affrontare il mondo delle start-up, penso che noi dobbiamo guardarci in casa, pensare qual è il futuro dei nostri figli, perché quando guardiamo loro sicuramente riusciamo ad aprirci anche agli altri giovani, alle start-up. È vero, le start-up non sono sempre dei giovani. A me è capitato poco tempo fa di parlare con un signore di 60 anni, mi ha detto no, ho una start-up. Io ero un po' turbata, ecco, non, obiettivamente è così. Però diciamo che è una strada che dobbiamo percorrere assolutamente. Le start-up percentualmente in quanto poi si concretizzano, diventano qualcos'altro? Questa è una bella domanda. Nel mondo reale non tutte le start-up sopravvivono ed è giusto che sia così. C'è una selezione piuttosto forte. Su 100 start-up ce ne sono un 5% che hanno un vero successo e tipicamente un 30-40% diventano comunque aziende che sopravvivono e sono di soddisfazione. Ma bisogna anche sapere accettare che parecchie start-up, tipicamente più della metà, siano degli insuccessi, non dico dei fallimenti, ma degli insuccessi. E questo fa parte del mercato e del mondo privato che va accettato. Sono Mattia Stevanin e assieme al mio socio Marco Feltrin sono cofondatore di Carricar. Carricar sta digitalizzando il processo di gestione logistica dei veicoli, principalmente per case madri, concessionari e rental. Questo è il nostro terzo anno di attività, siamo una startup giovane, ma dobbiamo fare qualche passo indietro. Infatti la società è stata fondata nel 2019, c'è stata una pandemia e qualche peripezia di mezzo e abbiamo lanciato il progetto nel 2021. Siamo cresciuti parecchio, relativamente, però siamo contenti dei nostri obiettivi. Quest'anno supereremo il milione di fatturato solo con 4 persone. E, tra tutte le milestone come clienti di rilievo come Tesla che serviamo o concessionari con una storicità importante, vorrei focalizzarmi su una delle nostre milestone, cioè quella di essere riusciti a aver raccolto un round seed, che per chi non conoscesse è uno dei round abbastanza importanti nella vita di una startup, con degli investitori istituzionali di rilievo e anche con insomma una raccolta di capitale abbastanza importante. Ma perché voglio parlarvi di questa milestone? Perché se vediamo questo grafico qui che parla del numero dei round in Italia, già nel 2023 stiamo vedendo un'inflazione. Infatti, se andiamo a vedere sul totale delle startup in Italia, che sono più o meno 14.000, le società che arrivano, le startup, a fare un round seed, che è quello che abbiamo fatto noi, è l'1%. È un po' pochino. Non penso che sia legato alla bassa qualità delle startup in Italia, che anzi sta aumentando drasticamente, ma proprio per la mancanza di numerosità di investitori. Infatti, se dobbiamo paragonare quel numero lì che è l'investito nel Q2 del 2023, Francia, Germania e UK hanno numeri 20-40 volte maggiori a quelli. Quindi anche in un'ottica futura di competitività del nostro paese non stiamo facendo proprio abbastanza, però le cose stanno migliorando. Tra l'altro noi siamo nel settore digital, che è quello lì piccolino, ma fintech si sta insomma
prendendo la maggior parte di questi capitali. Quindi, tornando dall'analisi italiana un po' al nostro territorio, startup innovative sono quelle startup registrate nel registro imprese che hanno i benefici fiscali, ce ne sono 14.000 in Italia e ha una durata più o meno di 5 anni. A Belluno ce ne sono 15 su 14.000. A Treviso 145 e già Treviso, ovviamente i numeri sono proporzionati alla popolosità della provincia, è il 121% in più di Belluno. Paragoniamoci a Milano, 1267%, e anche Treviso rispetto a Milano è il 519%. Perché vi voglio dire questo? Perché vi voglio lasciare nel poco tempo che ho per il mio intervento, con tre cose vi voglio lasciare. Si può fare startup, perché un po' ce l'abbiamo fatta, siamo ancora all'inizio, ma anche dal territorio bellunese si può fare. Però si può anche fare di più, soprattutto nell'educare le nuove generazioni e i giovani della possibilità di fare impresa, che non per forza deve essere una startup. E l'ultimo, ve lo introduco con un piccolo aneddoto. Abbiamo vinto un premio e siamo finiti su una testata locale. Siamo stati contattati da un classe 1980 che all'inizio degli anni 2000 è emigrato a San Francisco, negli Stati Uniti, e adesso è CFO di un'azienda tradizionale, che lui definisce media per gli Stati Uniti, che fa 700-800 milioni di euro. Dopo una chiacchierata, lui aveva proprio voglia di restituire tutta la fortuna che si era creato negli Stati Uniti, nel territorio che l'aveva cresciuto. Questo è un business angel bellunese, dello specifico di Castione. E quindi ha deciso di investire una cifra importante nella nostra società. Perché vi dico questo? Perché il business angel è fondamentale, soprattutto prima, per far arrivare le startup al seed. E ci sono tantissimi gruppi di business angel che non richiedono per forza ticket importanti come questi, ma molto più piccoli. E io in questa sala vedo tantissimi imprenditori con un'esperienza e un know-how incredibile da condividere con le nuove generazioni. Ma non solo, anche da condividere, perché spesso c'è lo stereotipo che la startup la fa un giovane, ma i founder che fanno più numeri di solito hanno un'età media di 50 anni. Quindi potrebbe essere tranquillamente anche qualcuno che ha già un'impresa e ne vuole fare una nuova, o un top manager che si è stufato e vuole fare qualcosa di suo. Quindi vi invito a cercare e a investire in startup. Vedo tra il pubblico un investitore della prima ora che ha creduto in noi quando avevamo solo poche slide in un business plan, adesso abbastanza contento, insomma alcuni hanno già fatto una bella exit, tu vediamo. E quindi vi invito a cercare e a informarvi in questo mondo, perché negli Stati Uniti l'S&P 500 ormai è trainato da 8 società, di cui probabilmente 7 sono o erano startup. Quindi se vogliamo mantenere il nostro paese competitivo, è importante digitalizzare le imprese preesistenti, ma anche investire su quelle nuove. Grazie. Parliamo anche di donne nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impresa e nel mondo delle tecnologie, appunto. Ci sono questo tipo di figure qui nel nostro territorio, a Nord-Est? Allora, nel mondo dell'impresa assolutamente sì. Spesso non emergono, non perché non ci sono, ma perché hanno ruoli forse più nascosti. Però ci sono in modo importante e anche in modo molto impegnativo. Il mondo tecnologico è un mondo che in qualche modo attrae di più attrae i ragazzi, però le donne devono assolutamente, le giovani ragazze, e io comunque lo vedo con i miei figli, con gli amici dei miei figli, vedo che anche le giovani ragazze oramai la tecnologia la conoscono.
ci vorrà ancora qualche anno. Non è che serve un cambiamento culturale, serve dare spazio, che è obiettivamente diverso, perché quando si assume un uomo o una donna si parte con un presupposto diverso. Ecco, questo presupposto deve cambiare. Le posso dire assolutamente, noi qui nella provincia di Belluno, che abbiamo tantissime lavoratrici donne, lavorano come gli uomini, più degli uomini e meglio degli uomini, lasciatemelo dire. Dobbiamo iniziare a parlare solo di meritocrazia, e questo non ha sesso, non ha gender. Per cui meritocrazia, il maschile e il femminile, non ha importanza, l'importante è saper fare e impegnarsi, l'ambizione, sognare, sognare alla grande, perché se il tuo sogno non è grandioso, non ci arrivi, vuol dire che ti dai un, come dire, un blocco tu stesso, no? Per cui i sogni devono essere grandi e si possono raggiungere tutti. Ho visitato la Clivet, ho visitato tantissime aziende e vedo che l'innovazione c'è. Ma allora, prima si parlava della stradina che arriva alla Clivet, no? Allora, per fare innovazione, io mi chiedo, dov'è la politica? Perché noi l'innovazione la stiamo facendo, la stiamo affrontando. Le nostre aziende sono sane. Ma le strade? Cioè, manca il mancano le infrastrutture, il decisore, cioè, pubblico. Questo è un territorio dove veramente, cioè, è incredibile, perché noi abbiamo alcune delle aziende più importanti al mondo, abbiamo sicuramente degli investitori a livello internazionale, posso parlare di Pinot Hermé, quindi il mondo della moda a 360 gradi, che investono in Cadore, nella provincia di Belluno. E poi non riusciamo a fare la variante di Longarone. Cioè, la variante di Longarone arriva perché arrivano le Olimpiadi. Ma è scandaloso, è vergognoso. La variante di Longarone, se tu sei negli Stati Uniti, nessuno investe se prima la politica non ti fa la strada. Da una sintesi dei dati aggregati, con l'attenzione subito alla crescita di fatturato registrata dalle top 100 di Belluno, che ha resegnato un più 10% nel 2022 rispetto all'anno precedente, portando i ricavi aggregati ad 7,2 miliardi di euro. Utile notare che questa crescita del 12% si aggiunge alla crescita già registrata nel 2021 rispetto all'anno del Covid, che era stato di un più 30%, quindi l'aggregato top 100 di Belluno rispetto all'anno pre-Covid del 2019 è attualmente a un più 20% in termini di fatturato aggregato. Ovviamente è utile parlare di crescita dei ricavi del fatturato, ancora più importante capire se e quando questa crescita ha creato valore, cioè se si è tradotta in marginalità operativa. Ecco, qui c'è un punto di attenzione, nel senso che nonostante vi sia stata questa forte crescita dei ricavi a livello aggregato, ad essa non ha corrisposto la stessa crescita a livello di margine operativo. In particolare l'EBITDA, che vedete al lavori è un indicatore praticamente conosciuto che esprime la capacità dell'azienda di generare marginalità operativa, si è ridotto del 4%, lasciando sul terreno circa 25 milioni di euro di EBITDA. Quindi chiaramente anche qui un ruolo l'ha avuto la dinamica inflattiva, che non ha necessariamente giocato a favore delle top 100, per cui la prima riga del conto economico è incrementata, ma di più le voci di costo. Questo si è tradotto di fatto in una redditività leggermente inferiore, il cosiddetto EBITDA margin, quindi il rapporto tra la marginalità operativa e i ricavi, in media è sceso dal 10% del 2021 al 9%. Quei dati lì in realtà sono strabilianti, perché
Perché quell'aumento di fatturato e quella differenza che alla fine risulta essere solo un 1% è quello che le aziende sono riuscite ad assorbire con il costo delle materie prime e dell'energia. Attenzione, il fatturato è aumentato parecchio a causa di questo. In realtà i margini non si sono abbassati così tanto, per cui chapeau alle nostre aziende. Possiamo partire dall'assunto che ormai l'anno sta volgendo al termine, questo ci permette di guardare a determinati indicatori macroeconomici sostanzialmente nella loro versione definitiva. Primo fra tutti quello delle previsioni di crescita, quindi ancora una volta il PIL reale. Gli esperti ci dicono che si dovrebbe attestare intorno a uno 0,7% di crescita reale rispetto al 2022. Non è una crescita entusiasmante, me ne rendo conto, ma tutto sommato siamo allineati all'area euro e comunque stiamo parlando fortunatamente ancora di una crescita. Il dato sulla crescita 2023 è stato lungo l'arco dell'anno rivisto più volte al ribasso anche a causa di tre fenomeni abbastanza importanti che hanno caratterizzato l'anno. Innanzitutto un'inflazione ancora elevata, nel caso del 2023 stiamo parlando di un'inflazione prevista del 6% su base annua, da comparare con il dato 2022, abbiamo detto prima 8,7%. Cosa ci aspetta per il 2024? È un po' difficile predirlo, è una domanda veramente complessa. Ci sono chiaramente alcune tematiche da tenere in considerazione e che possono avere effetti difficilmente prevedibili, basti pensare al clima di tensione che c'è nel Medio Oriente adesso e come questo possa chiaramente avere degli impatti sui livelli della domanda ancora una volta o sul livello dei prezzi come abbiamo visto per il 2022-2023. Accanto a questo però ci sono alcuni segnali che nel complesso possono essere letti in maniera positiva. Io partirei dal più evidente, che è quello delle previsioni sull'inflazione 2024, che dovrebbe attestarsi a un più moderato 2,6% rispetto ai dati degli ultimi due anni. Un altro dato molto importante è quello relativo ancora una volta ai tassi di interesse della BCE. Ci si aspetta che la crescita dei tassi che si è avuta negli ultimi 12 mesi sia arrivata sostanzialmente al tetto massimo. Ci si attende anche che per la seconda metà del 2024 i tassi possano anche scendere e creino quindi un volano ulteriore di crescita per l'economia. Se posso fare un po' di sintesi del 2024, come ho sentito anche all'inizio dell'intervento dei colleghi, esso rappresenta ancora un anno complesso, abbastanza difficile da decifrare, me ne rendo conto, però con alcune caratteristiche positive che sono quelle che abbiamo appena detto. Si spera che in questo contesto un po' in miglioramento, diciamo così, non userei specificatamente il termine positivo, ma in miglioramento sì, gli imprenditori, anche quelli della nostra provincia, riescano a focalizzarsi di più sui temi di business e per fare questo riescano a lavorare su innovazione all'interno delle loro aziende, di processo e di prodotto, effettuare anche grazie magari alla diminuzione dei tassi di interesse e quindi accesso più favorevole al mercato dei capitali, gli investimenti in green economy o nuove tecnologie che sono molto importanti per rimanere competitivi in un contesto globale e perché no anche cercare la crescita tramite operazioni straordinarie, e queste chiaramente sono opportunità che si possono presentare oppure no, ma ovviamente bisogna anche essere pronti a poterle intercettare, a poterle cavalcare quando si presentano. Top 500, altri 5 gli appuntamenti, domani Padova.